È stato presentato lunedì 16 ottobre a Palazzo Lascaris il premio letterario Forte di Exil in memoria della germanista Laura Mancinelli. La scrittrice ha infatti contribuito alla valorizzazione letteraria e culturale del patrimonio piemontese. Scopo del premio è quello non solo di promuovere una riflessione sull'opera di Mancinelli, ma anche di stimolare un dibattito sul destino delle fortezze alpine piemontesi ed europee, un tempo simbolo di frontiere e divisioni e oggi di unione e coesione tra territori e nazioni. Al premio possono concorrere i ragazzi delle scuole di secondo grado, comprese le scuole tedesche e francesi in Italia, presentando un testo inedito a scelta tra racconto, intervista e reportage. Laura Mancinelli, Il Forte di Exil, l'Italia, l'Europa, la Francia, le fortezze che uniscono, che dividono, i nuovi confini dell'Europa, il ruolo della donna nella storia, nella vita quotidiana, una donna che ha dato tantissimo anche nel momento della malattia e che oggi ci vede riuniti per un importante progetto che vedrà coinvolti i ragazzi delle nostre scuole, ma non soltanto delle scuole italiane, delle scuole europee. Credo sia un grande segnale quello che ci viene dato da Laura Mancinelli, dalla sua famiglia, dal comune di Exil e da chi insieme alla Consulta Femminile Europea si è riunito in questo importante progetto. L'associazione Amici del Forte di Exil nasce nel 2016 grazie intanto all'interesse del Circolo dei Lettori, dell'associazione Inoltre, grazie alla quale noi non potremmo esistere. E nel corso di questi due anni è nata l'idea di fare questa iniziativa del premio Mancinelli anche per questo motivo, perché un esponente del direttivo dell'associazione è la cognata della scrittrice, la quale è sepolta ad Exilles. Il premio Laura Mancinelli, nelle intenzioni dell'associazione, dovrebbe avere una cadenza annuale. Questo logicamente è il primo anno, vediamo come vanno le cose, dopodiché l'augurio nostro, ora che il Forte di Exilles è ritornato il Forte di Exilles, non il Forte ad Exilles, è quello di fare un appuntamento annuale. Credo che la storia di mia sorella abbia meritato questo premio, perché la sua è stata una vita di studio, di impegno, di sacrifici, che non si è bloccata con la malattia che l'ha portata a essere sulla sedia a rotelle, ma anzi ha ripreso nuova lena, perché la malattia l'ha portata a scrivere i romanzi storici che sono, credo, conosciuti e apprezzati. E, tra l'altro, lei ha sempre curato il rapporto con le scuole, i ragazzi, veniva invitata per descrivere le sue storie nelle scuole, e quindi continuare così anche dopo la sua morte è molto importante.